Rivestite tutto. Avete visto che c'è un piccolo banchetto di questa associazione AICIT, che letteralmente è Giuseppe Associazione Intervento contro i tumori. Associazione Intervento contro i tumori. Perché questa presenza? Faccio una premessa. Voi sapete che la qualità e la professionalità si deve riconoscere. Quindi quando a suo tempo io ho contattato Marco, ho proposto giustamente un rimborso, un compenso per il lavoro che sta facendo oggi. Ma Marco, che sembra cattivo, ma ha un cuore grande, ha voluto che il proprio compenso fosse devoluto in beneficenza. Noi come associazione sportiva abbiamo sposato questa splendida idea, quindi anche noi come Profighting Magenta contribuiremo con il ricavato di questa giornata, dando in donazione a questa associazione. Abbiamo scelto loro perché è una realtà locale che c'è da quanti anni, Giuseppe? Sono dal 1981 che AICIT esiste. Dall'81, quindi 42 anni che lavorano sul territorio di Magenta e intorno, e abbiamo deciso di devolvere il ricavato, che magari non sarà una cifra stratosferica, ma è comunque un gesto, penso, bello. Quindi ringraziamo tutti i presenti che a piccoli avete contribuito a questa cosa. L'idea però, ci tengo, è partita da Marco, quindi l'applauso in primis se lo merita Marco ancora, e noi poi abbiamo seguito di conseguenza questa scelta. Ecco, il mese scorso, tra l'altro, 2 mesi fa, mi avevano chiamato a Brescia, abbiamo fatto la stessa cosa per il reparto pediatrico di oncologia dell'ospedale di Brescia, quindi si parla di bambini malati di tumore. Abbiamo raccolto circa, tra stage e donazioni, 1.400 euro, anche con le donazioni, non solo con lo stage. Penso che sia importante che lo sport partecipi a queste cose, anche perché finché uno non le vive non ci pensa, ma quando comincia a vivere, io ho avuto mia madre 2 anni fa, ma quando uno comincia a viverle dopo capisce l'importanza, magari ci pensa così, ma quando le vive capisce veramente l'importanza della cosa, perché è importante. Poi se lo si fa con lo sport, e anche lo facciamo con una passione, cercando di aiutare l'associazione o altri enti comunque che si occupano di questo, come abbiamo fatto a Brescia e così via. Io non l'ho fatto perché voleva, io l'ho fatto, l'ho detto a lui subito, perché per fortuna ho già un lavoro, nel senso, ho la palestra, quindi mi fa lo stesso, preferisco, tanto li avrei dati io, gli ho detto a lui, donali tu, perché quello è il mio compenso, tanto l'avrei già fatto io, quindi è quello. Poi se qualcuno vuole donare qualcosa all'associazione, vi assicuro che, vi ripeto, finché non lo si vive non si capisce, io parlo, lo si vive in famiglia, quando magari si hanno delle situazioni, spero di no, nessuno, si capisce l'importanza della cosa, giusto? Sì, giusto, però purtroppo chiunque di noi avrà un parente, un amico che è malato di cancro, ha avuto questi problemi. Ecco, noi come associazioni da 42 anni che operiamo sul territorio di Magenta e il territorio del Magentino, praticamente cosa facciamo? Facciamo il trasporto dei malati oncologici che tramite dei protocolli sanitari dimessi dall'ospedale di Magenta devono eseguire delle terapie radianti. Noi tutti i giorni trasportiamo in modo gratuito, completamente gratuito, tutti gli ammalati che abbisognano appunto di queste cure. In più doniamo l'ospedale di Magenta o ad altri enti di vari materiali sanitario, apparecchiature, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi ci sovvenzioniamo attraverso il 5 per 1000 oppure con questi diciamo, eventi, quindi ringraziamo anche chi fa dello sport, in più ci mette dei soldi, oltre che il tempo, dei soldi, e poi fa anche una donazione, quindi noi siamo molto contenti che quest'anno avete deciso di organizzare questo evento e di donare ad AICIT. Ringrazio Marco che ha il piacere Stefano di tutto, e Stefano che ha organizzato il tutto, ovviamente. E ringraziamo di nuovo, ecco. Auguriamo un buon futuro e speriamo di ritrovarci più avanti. Ecco, questo è quanto io mi sentivo di dire.